Per Rete Zero Sebastiano Bianchieri ci troviamo all'interno del palazzo assessorile eh, di Cless, che è una dimora, un edificio di epoca medievale. E questo palazzo, l'edificio è stato costruito intorno al 400 accanto a una preesistente torre del, del, 1000, del 1200. Ci troviamo appunto a Cless, e, mh, la dimora è appartenuta a All'omonima famiglia Clesse, siamo Clesse quindi in, in Val di Non, Trentino. Nei locali di questo splendido edificio di epoca è allestita una rassegna dal 5 di luglio al 28 di settembre, che racchiude 500, circa 500 opere d'arte. Che rappresentano burattini, pupi, marionette d'epoca in circa quattro secoli di storia. Siamo in compagnia del, dell'ideatore e curatore del progetto. Questa rassegna è titolata Buratto, fili e bastoni. Di cosa si tratta Marcello Nebel? Buratto fili e bastoni è una mostra dedicata appunto al teatro di figura. Abbiamo oltre 500 pezzi provenienti dalla principale collezione di marionette, burattini e pupi italiana, che è la collezione Zanella Pasqualini del Museo di Budrio in provincia di Bologna. Abbiamo le principali famiglie di burattinai e marionettisti italiani rappresentate in mostra, quindi dai colla ai lupi per quanto riguarda i grandi marionettisti, a grandi pupari come Donna Peppa per esempio. E abbiamo pezzi veramente rarissimi e antichi, pensiamo abbiamo un Carlo Magno del 1587 di Pietro Datelin, abbiamo le marionette di Carlo Goldoni come l'Arlecchino appunto di Carlo Goldoni, quindi pezzi assolutamente rarissimi e importanti. Questi pezzi sono associati ad opera d'arte contemporanea, quindi una caratteristica della mostra eh, e delle mostre estive Palazzo Sorile è proprio quella di associare a pezzi diciamo, di alto artigianato artistico, di antiquariato, opere d'arte. Quest'anno abbiamo al primo piano del palazzo appunto, esposte delle opere di artisti del Novecento, tra cui Andy Warhol, Kate Erin, quindi artisti di fama assolutamente mondiale, che sono collegate al tema del teatro di figura. Inoltre una ventina di artisti italiani, eh, molti dei quali docenti a Brera e all'Albertina di Torino, hanno creato delle opere apposta, opere a tema, quindi dedicate a questo tipo di, 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 di arte, quella del teatro dei burattini e delle marionette. Marcello, che cosa rappresentava la figura del burattinaio? Nel nostro così immaginario di bambini soprattutto, la figura del burattinaio era accostata a qualcosa, questi racconti fantastici, magici. Noi vedevamo appunto il, il burattinaio, il puparo, come, come dicono... In Sicilia, come eh, qualcuno che ci faceva sognare, ci faceva immaginare, eh, oltre la stessa fantasia, chi era effettivamente. Se è vero che eh, la figura del, del burattinaio è nata in, in Sicilia e poi si è espansa magari in, in tutto eh, lo stivale, oppure non è proprio esattamente così? Innanzitutto il burattinaio in generale era una figura assolutamente principale all'interno della società perché era, era la voce del popolo, quindi parlava con eh, il sentimento del popolo e era diciamo, all'interno della società un elemento fondamentale. E, ma il burattinaio non è, non è nato in Sicilia, il puparo sì, allora l'attività è, è, diciamo, del puparo è un'attività prettamente non solamente siciliana ma anche napoletana comunque legata al Regno delle Due Sicilie, e si sviluppa nell'Ottocento e si sviluppa attorno diciamo, per decantare quelli che erano tutti i temi dell'epica, delle, dell dell'epica da un lato Carolingia e dell'epica legata alle, alle, alle guerre in Terra Santa. E quindi si rifacevano all'Orlando innamorato, all'Orlando furioso, a tutta la narrativa cinquecentesca che aveva come paladini molti re provenienti proprio dalle regioni meridionali. E I pupari hanno cantato queste storie, le storie, le gesta di questi, di questi eroi, e l'hanno fatto principalmente in Sicilia, come dicevo in Campania. Il burattinaio, quindi chi lavorava inguantando il burattino dal basso verso l'alto, è sì, una caratteristica, eh, diciamo, non solamente italiana ma anche mondiale. Per quanto riguarda l'Italia si sviluppa soprattutto in Emilia-Romagna e in Toscana e in alcune zone della Lombardia. C'è poi una terza figura, quella del marionettista. Quindi queste figure sono, diciamo in parte diversificate e il marionettista che lavora qui dietro di noi abbiamo alcuni esempi di marionette che lavora dall'alto verso il basso muovendo, imbracciando diciamo così, la crociera e con l'altra mano e muovendo i fili opera soprattutto nelle grandi metropoli italiane, nelle grandi città Torino, Milano Venezia e Roma questo a partire già dal 1500 e lo faceva all'interno di, di veri e propri teatri in cui dedicati alla nobiltà e non al popolo, quindi il burattinaio è la voce del popolo, il marionettista no, il marionettista è la, vo è la voce della nobiltà. Il marionettista eh, rappresentava anche vere e proprie opere. Quindi all'interno dei teatri di marionette c'erano orchestre, c'erano cantanti lirici e, e si rappresentava. Noi abbiamo un pezzo con la Geisha della Madame Butterfly, si, si rappresentavano opere di questo tipo, quindi opere anche di Puccini, la Madame Butterfly, noi abbiamo. Uno, un, un pezzo di Podrecca che è stato il soggetto di un film del 1933, un film americano, I Am Suzanne, dove c'è lo stesso Toscanini che dirige la Madame Butterfly e la marionetta che abbiamo qui in mostra. Che chiaramente canta. No? Abbiamo una cantante lirica nascosta. E la marionetta è il, è il, eh, il protagonista. È il soggetto e il protagonista. Siamo veramente in presenza di figure di eccellenza, sono opere d'autore che hanno rappresentato uno spaccato di storie, appunto, contrapposizioni addirittura di censo, di ceto, eh, fra appunto le, 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 le figure appunto, che in qualche modo rappresentavano le culture più diverse. Noi ci troviamo all'interno di un palazzo eh, unico fantastico, che ha rappresentato ecco, per molti secoli la nobiltà della valle, la nobiltà locale. Ehm, chi era l'assessore? Adesso no, per noi l'assessore è una figura mh, politica, amministrativa, all'epoca si sì, amministrava, ma amministrava la giustizia, era il diretto discendente del principe Vescovo, è così? Sì, l'assessore era una figura molto particolare che è unica per quanto riguarda il Principato Vescovo di Trento, una figura che è nata attorno al Cinquecento e era il vicario del Principe Vescovo. Noi qui in Trentino appunto eh, siamo in una zona che fino all'Ottocento faceva parte del Sacro Romano Impero di Germania era lo stato più meridionale del Sacro Romano Impero di Germania. Era appunto un Principato Vescovile, un Principato che quindi aveva legami molto forti con l'Impero e allo stesso tempo col papato anche, e vedeva appunto il principe vescovo come, eh, come, come governatore di questo principato stesso. Il principe vescovo all'epoca stava a Trento, risiedeva a Trento, non poteva spostarsi continuamente in tutte le valli, perché chiaramente ora da, da Clessa a Trento in tre quarti d'ora di macchina ci arriviamo, ma all'epoca eh, il viaggio era di un giorno, un giorno e mezzo. La zona, la Valle di Nonecles, erano molto importanti già anticamente, e di conseguenza il vescovo ha deciso di mettere un proprio, una figura di fiducia a governare tutta la zona. E quindi qui era nata, è nata questa figura dell'assessore che era un vero e proprio vicario del principe vescovo e amministrava non solamente la giustizia, ma anche eh, tutte le altre attività per il principe vescovo stesso. Risiedeva fino al 600 in vari. In varie sedi, in diverse sedi, anche altri palazzi della Valle e anche di Cles sono stesse sedi di questo assessore. Ma dal 1650 in poi, questo palazzo è divenuto ufficialmente la sede degli assessori della Valle di Non e di Sole fino all'epoca napoleonica, quindi fino al 1804 circa. E, e per questo si chiama tuttora Palazzo Assessorile, perché qui per, più di tre sec per circa tre secoli l'assessore aveva la propria sede la cosa principale che faceva era si sì amministrare la giustizia e per questo in questo palazzo eh, fino agli anni 70 erano attivi delle prigioni. Delle prigioni... Ecco, parliamone, parliamo di come si sviluppa il palazzo, i vari piani, no, io ho visto degli affreschi fantastici, eh, motivi mitologici, biblici, di, di assoluto valore, Ecco parliamone. Cioè, il palazzo ha una storia molto lunga, nasce attorno al 1000 come torre di difesa. Nel 1200 questa torre viene ampliata e i documenti ci dicono che era di proprietà della comunità e la comunità ci stivava eh, le derrate alimentari all'interno di questa torre, che era una torre appunto, sia per la conservazione delle derrate alimentari sia una torre di guardia di quello che era diciamo, un incrocio molto importante all'interno della borgata. E questa torre, eh, nella seconda metà del 300 viene acquistata dalla famiglia Clesse, La famiglia Cles era una famiglia di cavalieri molto importante, che è tuttora adesso loro hanno il titolo di baroni e sono eh, una delle famiglie più longeve e con la, diciamo, la, la, la storia più, più lunga fra quelle europee nobili, perché è una famiglia che è già citata nei primissimi anni del 1000, quindi da più di mille anni che esiste e tuttora possiede il castello che c'è a Cles, il castello dei signori di Castel Cles, che è a circa un chilometro da qui. Questa famiglia appunto nel 300 acquisisce questo palazzo, che quindi diventa la sede urbana della famiglia, e questa torre viene ampliata, diventa il palazzo che noi vediamo ora, questo diciamo nella metà del 400. Nel 1482 Giorgio di Castel Cles, che era il capitano delle Valle di None di Sole, e... E assessore delle valli, quindi era la figura di spicco di tutta, diciamo, di tutta la zona, fa affrescare la facciata con quel grande stemma clesse del 1482 con i due angeli che sorreggono lo stemma e il suo ritratto è quello della moglie sotto il, il poggiolo, quello è un affresco molto importante della scuola di Leonardo di Bressanone la stessa famiglia dei clesse nel 500 decide di di questo palazzo una importante residenza rinascimentale. Questo anche sotto la spinta di Bernardo Cles. Bernardo Cles è l'esponente principale della famiglia, del, famiglia Cles, è principe vescovo di Trento, è cardinale è soprattutto cancelliere del Sacro Romano Impero di Germania, quindi è diciamo, la Merkel del 500, Bernardo Clese. Consigliere di Massimiliano I, forse che era l'imperatore, quindi figuriamoci a che livelli siamo. Sì, sì, consigliere prima di Massimiliano e poi di Carlo V, e primo ministro, quindi cancelliere. E si veniva chiamato cancelliere supremo addirittura all'epoca il suo ruolo, quindi una figura assolutamente di primo piano che ha posto le basi per il Consiglio di Trento. Lui il Consiglio di Trento non lo vedrà perché morirà nel 39, e quindi morirà prima e lo porteranno avanti in Madruzza, ma lui porrà le basi per il concilio di Trento. Fatto sta che la famiglia all'epoca era potentissima e quindi eh, la famiglia cosa fa? Restaura il castello e restaura anche questo palazzo. Questo palazzo viene restaurato e viene soprattutto affrescato da maestranze che erano attive a Trento e nei principali palazzi di Trento. Quindi qui nel Palazzo Sorile lavora Marcello Fogolino. Lavora, lavora la Bottega di Dosso Dossi, lavora il Domenico Riccio, detto il Bursa Sorci, Tutti i grandi artisti del secondo rinascimento che scappati dal Sacco di Roma nel 1527 lavorano in Nord Italia, prima a Mantova, a Ferrara, poi si spostano anche in Trentino. Quindi abbiamo la sala, il secondo piano del palazzo e il terzo piano del palazzo che sono quasi interamente affrescati nel 1543 per l'esattezza da queste maestranze vi sono affreschi che soprattutto cercano di, di esaltare la casata dei cless quindi ci sono stemma, gli stemmi dei cless dappertutto ci sono figure mitologiche figure, ci sono scene che richiamano eh, poemi epici poemi omerici questo per esaltare la cultura dei cless che volevano farsi vedere come chiaramente grandi principi rinascimentali e abbiamo poi degli affreschi completamente diversi nell'ultimo piano di scuola tedesca e rappresentanti scene bibliche. Questa è una cosa particolare perché tra l'altro scene bibliche eh, che sono la copia di una Bibbia eh, luterana che circolava all'epoca nel Sacro Romano Impero di Germania. Questo vuol dire probabilmente che la. Sacro e profano, riforma e contro riforma insieme sacro profano e, e riforma e contro riforma, esatto. Abbiamo da un lato Bernardo Cles, che chiaramente lavorava e operava contro i luterani, diciamo così. Ma abbiamo Anna Wolkenstein, moglie di Aliprando Kles, quindi diciamo così, parente molto stretta di Bernardo Cles, che si fa affrescare una Bibbia luterana in questo palazzo, quindi cose molto molto blasfema. particolari, sì, è quasi blasfema per l'epoca, assolutamente, però dall'idea che questa Anna Wolkenstein, moglie della Liprando abitante qui nel palazzo, fosse una persona molto molto ricca e potente, tanto che l'ultimo piano del palazzo, quello in cui siamo attualmente, era il suo appartamento privato, l'appartamento di Anna. Vi è una sala in questo piano completamente affrescata con il nome Anna che ritorna più volte c'è il suo nome, quindi l'esaltazione del, della sua persona, ma poi vi sono delle scene epiche eh, di esaltazione della donna. Questa è una cosa molto particolare perché l'esaltazione della donna a quell'epoca chiaramente era un altro tabù, era molto rara e era tollerata solamente nei grandissimi casati e nelle grandissime città rinascimentali italiane. Pensiamo a Ferrara, pensiamo a Urbino, pensiamo a, a Mantova, sono gli unici casi in cui c'è l'esaltazione Isabella d'Este, eccetera, eccetera. C'è anche il caso diciamo, più provinciale, qui a Gläs, di questa Anna Wolkenstein come grande personaggio rinascimentale che si fa esaltare e si fa vedere di fronte a tutti gli altri come persona di cultura, come persona che ha lo stesso rango e la stessa importanza del marito. Vi è una scena di caccia rappresentata in cui Anna Wolkenstein è al, al centro. Affiancata dal, eh, dal marito Aleprando Kless, ed è il fulcro di tutta la rappresentazione di questa scena di caccia in cui vi è tutta la corte attorno ai due coniugi e cui appunto viene esaltata la donna. E questo è un caso assolutamente raro per una zona provinciale come la nostra, è un caso che attualmente si sta studiando e, e moltissimo perché, mh, tra l'altro, questi affreschi dedicati a Anna sono stati riscoperti nel restauro del 2009, quindi, que, tutta questa cosa, tutta questa storia. Eh, queste scoperte su Anna Volk sono scoperte molto recenti che la sovrintendenza sta studiando in questo momento. Ci stiamo approssimando al, al termine di questa, di questa intervista, fra poco vedremo appunto le sale e gli affreschi che tu ci hai illustrato. Parliamo un attimo di questi ultimi restauri che sono recenti, che sono appunto stati effettuati con, eh, sotto la direzione della sovrintendenza delle, delle belle arti diretti da, da uh, Nicolo Rasmo. E, um, che, che, che valore hanno e che, che cosa hanno innovato rispetto appunto ai restauri precedenti? In che condizioni stanno rispetto a prima la, la, le, le sale del, del palazzo. Il palazzo è cambiato completamente nell'ultimo restauro. Allora, tu citavi Erasmo, è eh, corretto, Erasmo ha diretto il restauro, ma non quest'ultimo, ha diretto il restauro degli anni 60, che è stato un restauro che ha, dato, diciamo, la, ha ripulito gran parte degli affreschi e ha ridato vita all'epoca al palazzo. Il restauro del 2009 è stato diretto dalla sovrintendenza e hm, ha dato una luce ulteriormente nuova al palazzo stesso, perché? Perché si è rimesso mano a quello che aveva fatto Erasmo negli anni 60, migliorandolo ulteriormente da un certo punto di vista, ripulendo ulteriormente gli affreschi e, e quindi facendo un altro salto di qualità, ma la cosa più importante che è stata fatta in questi restauri è stato liberare il palazzo dalle prigioni. Allora l'ultimo piano del palazzo era quello in cui siamo attualmente, era occupato da decine di prigioni, di celle. Queste celle erano celle antiche, tra l'altro, erano celle seicentesche, appartenevano all'assessore che abbiamo nominato prima. E, e queste celle andavano a coprire completamente gli affreschi che noi ora vediamo. Gli affreschi sono stati scoperti tramite appunto degli studi fatti. Propedeutici e restauri, fatti preventivamente al restauro del 2009. Sono stati scoperti questi affreschi all'interno delle celle, affreschi molto importanti. Tanto importanti che la sovrintendenza ha deciso di fare una cosa molto importante, perché è una scelta anche molto difficile da fare. Si cioè ha deciso di cancellare tutta la storia del palazzo, diciamo la storia più recente, quella degli ultimi tre secoli, quindi il palazzo come sede anche di prigioni. Le prigioni sono state tolte, diciamo così, nel restauro. Ma attenzione, sono state conservate le antiche porte, conservate le antiche inferriate, e sono state poste nel tribunale che c'è attualmente di fronte al, al Palazzo Sorile. E, e le, diciamo, questo piano con le, con le celle è stato diciamo, riportato al periodo cinquecentesco, al periodo di Anna Wolkenstein. La scelta fatta nel restauro è stata quella di riportare il Palazzo al Cinquecento, quindi al momento diciamo, più importante della sua storia. Quindi il restauro, l'ultimo restauro... L'ha riportato al 1543. Noi è come se vedessimo il palazzo, chiaramente mancano gli arredi, però, nel, dal punto di vista architettonico e per quanto riguarda gli affreschi, anche artistico, vediamo il palazzo eh, poco dopo i lavori diciamo, degli de, 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 de affrescatori che sono stati qua in quel, in quel periodo, nel periodo rinascimentale. Stiamo mm. per visitare appunto, i piani del palazzo, soprattutto appunto, il terzo piano. Ehm, che forse da quello che tu dici è quello più significativo. Mm, quindi adesso ci avviamo. Mm, ecco, un'ultima domanda prima di, di terminare. Eh, chi erano i prigionieri? Erano prigionieri, per così dire, politici soprattutto? Erano prigionieri scomodi? Eh, si intravedono, si vedono chiaramente anche delle incisioni fatte su legno, anche sulle. Messo eh, freschi, si può dire, credo. Eh, chi erano questi prigionieri? Eh, era l'epoca del, della caccia alle streghe, tra l'altro, quindi era il tempo dei, delle inquisizioni. Chi erano? Sì, eh, da un lato si sa poco sui prigionieri eh, rinchiusi all'interno del palazzo, dall'altro, come dicevi tu giustamente, eh, pare proprio, e questo lo sta confermando la sovrintendenza, che questo fosse un carcere politico, perché il numero di iscrizioni... Lasciata dai prigionieri e la qualità di queste iscrizioni dal punto di vista sintattico, grammaticale, ma dal punto di vista anche estetico, talmente alta da far pensare appunto a eh, carcerati di alto rango. Qui venivano rinchiusi eh, probabilmente nobili, venivano rinchiusi borghesi, venivano rinchiusi eh, artisti, letterati, ma anche pittori. Ci sono anche iscrizioni lasciate da pittori imprigionati. Questo già alla fine del Cinquecento. Quindi pare che. I Clès abbiano abbandonato o venduto più che abbandonato il palazzo alla comunità già nella seconda metà del 500. Quindi hanno affrescato il palazzo nel 1543, l'hanno fatto diciamo, grande sede rinascimentale all'interno del paese, della cittadina di Clès, e già nella seconda metà del 500 l'abbiano abbandonato, comunque rivenduto alla comunità e la comunità l'abbia fatto appunto sede di prigione e poi dell'assessore, perché le iscrizioni più antiche lasciate ai prigionieri sono già della fine del Cinquecento. Appunto questo pittore lascia, tale Zitterlin, lascia una, una iscrizione, appunto di, 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 il fatto che lui sia rimasto rinchiuso all'interno del carcere nel 1596. E le iscrizioni sono moltissime, vanno appunto dalla fine del Cinquecento fino ai primi dell'Ottocento, sono di qualità altissima e fanno pensare appunto a un carcere, a un carcere politico. Grazie Marcello per questa splendida testimonianza, ringraziamo Marcello Nebel, curatore del progetto, ideatore, organizzatore della mostra. Andiamo appunto a visitare queste splendide sale del palazzo. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie. Siamo all'interno di una delle sale principali del palazzo, una sala appartenuta a Anna Wolkenstein, moglie di Aliprando Kless. Questa è una sala molto importante, faceva faceva parte del suo appartamento privato. È una sala molto importante e particolare proprio perché qui c'è l'esaltazione, in un periodo come, come quello, quindi parliamo del 1543, un periodo così lontano, l'esaltazione della donna, della figura femminile. E in basso la sala è caratterizzata da un finto tessuto affrescato in cui compare il leone, simbolo della famiglia Kless, e la scritta Anna, la parola Anna che tra l'altro è affrescata in una maniera incredibile, pare un logo moderno. Pensare appunto che, che quella scritta a 500 anni ha dell'incredibile. In alto la sala è affrescata con delle scene molto importanti, molto belle di Marcello Fogolino che esaltano il ruolo della donna. Qui siamo di fronte a una scena di caccia in cui il, il, il corteo della famiglia Kless eh, è imperniato, sta tutto attorno alla, alla figura dei due coniugi Clesse, quindi aliprando da un lato, ma Aliprando è un po' in secondo piano. In primo piano abbiamo proprio lei abbiamo, abbiamo Anna Volkers a cavallo. Eh, che appunto muove tutto il corteo. È un affresco quasi in bicromia, anzi, è, una, è un, quasi un monocromo, questo qua. È molto bello, e fa Pandan con altri affreschi all'interno. All'interno di questa sala in cui viene sem sempre esaltata la figura femminile. Quindi abbiamo la eh, Diana Cacciatrice, abbiamo dall'altra dall parte un affresco molto, molto particolare in cui vi sono invece delle amazzoni che combattono. Quindi l'esaltazione anche qua della figura femminile. Nella sala, inoltre, dei medaglioni con eh, figure di imperatori e imperatrici e pare anche il ritratto della stessa. Della stessa Anna Wolkestein. Questi sono affreschi che sono conservati perfettamente, anche perché, fino al 2009, di fatto erano riparati da una controparete che era stata creata probabilmente nel Settecento per creare le celle, per creare le prigioni. Le prigioni avevano, avevano questa caratteristica di essere diciamo, foderate con una, contro, una controparete in legno che di fatto ha salvato questi affreschi.